65 pole position, 41 vittorie, 3 titoli mondiali. Ayrton Senna, una leggenda e un nome legato in maniera tutta particolare alla McLaren. E così oggi, per rendere omaggio a uno dei piloti di Formula 1 più grandi di sempre, io lo porto nel cuore fin da quando sono bambino, è nata questa meraviglia della tecnica e dell'ingegneria. Il suo nome è McLaren Senna, per l'appunto, ed è la prima McLaren a chiamarsi non con una sigla, non con un numero, ma con un nome che è pesante come un macigno. Qual è l'obiettivo di questa hypercar da mille e una notte? Molto semplice, molto chiaro, dichiarato subito dalla McLaren: diventare la hypercar street legal, quindi omologabile, vedete, ai fari, alle frecce, potrà montare la targa, ma quella più estrema in pista. Vuole essere quindi l'erede della P1, ma in un certo senso vuole essere qualcosa di più, addirittura una hypercar ancora più estrema. La prima importante differenza rispetto alla P1 è che questa McLaren Senna non è ibrida, ma come direte voi, sembrerebbe un passo indietro. Invece no, è più che altro un ritorno alle origini, perché sapete che i sistemi ibridi sono tanto belli, aggiungono tanta potenza, ma aggiungono anche molto peso, e il peso è nemico delle supercar, è nemico del piacere di guida e delle alte prestazioni. Quindi alla McLaren hanno deciso di tornare alle origini e proporre uno schema molto più classico, quindi con un motore 8 cilindri biturbo centrale, trazione rigorosamente posteriore, cambio a doppia frizione. E il risultato è un'auto molto molto più leggera rispetto alla P1. Pensate che questa Senna ferma l'ago della bilancia a 1198 kg, un peso veramente bassissimo per una hypercar con queste prestazioni. Pensate che quest'auto ha 800 cavalli e pesa sostanzialmente come una Toyota Yaris. Ma come hanno fatto a Woking a ottenere un peso così contenuto? Beh, sfruttando il materiale che sanno lavorare meglio da una vita, il materiale che hanno lavorato per primi in realtà, cioè la fibra di carbonio. Negli anni 80 la McLaren è stata la prima casa a proporre una auto di Formula 1 in fibra di carbonio, ma è stata negli anni 90 anche la prima casa a proporre un'auto stradale in fibra di carbonio, la leggendaria McLaren F1. E oggi continua sulla strada della fibra di carbonio, raggiungendo risultati però sempre più eccezionali. Quest'auto è interamente progettata con questo nobile materiale, nasce intorno a una monoscocca in fibra di nuova generazione, più leggera, ancora più rigida, ancora più resistente rispetto al passato, ma ogni componente che vedete qui praticamente è realizzata in fibra. Qualche esempio: beh, una portiera pesa meno di 10 kg, un risultato incredibile se pensate che lo sportello di una McLaren 720S pesa 19 kg. Ma volevo portarvi più da vicino a vedere com'è fatta questa McLaren Senna, perché il design è sicuramente un argomento bollente per quanto riguarda questa hypercar. Infatti molti di voi hanno storto il naso quando sono uscite le prime immagini, perché lo stile è veramente molto molto spinto e molto esagerato. Un dettaglio: guardate lo sbalzo anteriore, quanto è grande, quanto viene in avanti il muso di questa Senna rispetto alle ruote anteriori. Però se state banalmente pensando che non vi piace questa Senna, secondo me dovete fermarvi e riflettere un momento. Prima di tutto perché quest'auto omologata sembra veramente un'auto da competizione, guardate. E poi perché qui ogni forma, ogni dettaglio, ogni soluzione tecnica è stata completamente assoggettata alle leggi della tecnica, della meccanica e soprattutto dell'aerodinamica. Quindi le forme che vedete hanno tutte una funzione. Il posteriore, non meno controverso direi dell'anteriore, ma anche qui vedete che c'è una presenza molto importante dell'aerodinamica, e lo vediamo subito da questa ala che è gigantesca. Pensate che riesce a produrre lei da sola fino a 500 kg di carico aerodinamico alla massima velocità, ma è un'ala anche sofisticatissima perché la Senna è dotata di aerodinamica attiva e funziona un po' come il DRS che la McLaren utilizza in Formula 1 durante i Gran Premi con Alonso e Van Dorn. In pratica quando è sul rettilineo l'ala si scarica, si apre per diminuire la resistenza aerodinamica e quindi per avere una velocità di punta superiore, e poi in frenata e in curva invece rientra con forza la sua azione per aumentare il carico e quindi per avere una velocità di percorrenza in curva molto più alta, ma anche per avere più carico e più stabilità durante le staccate.
Ma già che è aperta, vediamo com'è fatta dentro la Senna. Vedete la portiera che si apre con questo pistoncino. La cosa più incredibile di questa portiera sono queste porzioni in vetro trasparenti che vedete anche qui nella zona laterale, che sono state pensate dagli ingegneri e dagli stilisti per creare un contatto ancora più diretto tra il pilota e la strada, perché questa è un'auto pensata solo ed esclusivamente per il piacere di guida. Abitacolo assolutamente minimal, una scelta ben precisa quella dei designer. Guardate i sedili, o meglio, non so neanche se si possono chiamare sedili, perché qui ho davanti a me un guscio in fibra di carbonio lievemente rivestito. Pensate che questo sedile pesa soltanto 3 kg, io prima l'ho alzato ed è veramente leggerissimo. Un'altra particolarità di questo abitacolo è questa plancetta, che per rimanere sempre ergonomica e sempre a portata di mano per il pilota scorre insieme al sedile, quindi le funzioni più importanti, quelle legate per esempio alla trasmissione o al launch control, sono sempre a portata di mano del pilota. Un display centrale super minimalista, e come minimalista anche la strumentazione, che riprende un po' quella della 720S, vedete, con questo piccolo display di fronte al pilota. Un altro dettaglio che mi ha fatto impazzire di questa Senna sono questi comandi che sono stati posizionati in cima al tetto. Perché? Perché sono comandi secondari che non servono in pista, quindi per non distrarre il pilota. 800 è il numero chiave di questa McLaren Senna. Sì, perché il V8 biturbo, sviluppato in collaborazione con la Ricardo, sviluppa sì 800 cavalli, 800 Nm. Anche qui il piacere di guida ritorna al centro assoluto, totale e totalizzante, ma anche 800 kg di carico aerodinamico, 500 solo dall'ala, 800 però il massimo carico aerodinamico che riesce a generare questa McLaren Senna alla massima velocità, ed è un valore assolutamente eccezionale per un'auto omologabile. L'aerodinamica attiva non è soltanto dietro con l'ala posteriore, ma è anche davanti qui nella zona frontale, ed è evidenziata anche da una diversa colorazione. Vedete, le parti in colore blu in questo caso sono quelle che si muovono a seconda delle condizioni. Un'altra particolarità della Senna qua, l'air intake, la presa d'aria del motore, che è sul tetto proprio come avviene sulle auto da corsa. Per dimostrarvi quanto è curata dal punto di vista aerodinamico quest'auto, basterà dirvi che sviluppa una downforce superiore del 40% rispetto alla P1, che già era un'auto eccezionale. Un altro dettaglio sono i freni carboceramici, e anche in questo caso gli ingegneri inglesi hanno raggiunto risultati ancora più incredibili rispetto a quelli della P1. A parità di velocità si riesce a fermare completamente questa McLaren Senna molti metri prima. Un altro dettaglio, che in questo caso però parla italiano, sono le gomme Pirelli P0 Trofeo R, sviluppate appositamente dal marchio italiano per la Senna. Ma parliamo anche di prestazioni. La McLaren Senna è in grado di accelerare da 0 a 100 in soli 2,8 secondi e per raggiungere i 200 km orari le bastano 6,8 secondi. Se questa McLaren Senna dovesse essere troppo estrema per i vostri gusti, troppo focalizzata sulla pista, non preoccupatevi, perché presto arriverà un altro modello della gamma Ultimate Series, quella più nobile della gamma McLaren Automotive, il progetto BP23, cioè la vera erede della McLaren F1 degli anni 90, che riproporrà proprio quello schema con il sedile centrale e i due laterali posteriori. Non vedo l'ora di vederla. La differenza rispetto alla Senna è che sarà un'auto più orientata alla guida su strada e soprattutto sarà ibrida. Quali sono le brutte notizie questa volta? Beh, sono sostanzialmente due. La prima è il prezzo. Costa poco meno di 1 milione di euro questa meraviglia della tecnica per il track day della vita. La seconda è che verrà prodotta solo e soltanto in 500 esemplari, che peraltro sono già stati tutti venduti. E a voi è piaciuta la McLaren Senna o preferite la Mercedes AMG Project One? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima auto! Visto il prezzo della Senna, non mi resta che andare via con l'unica cosa che posso permettermi a marchio McLaren. Ma no, cosa avete capito? Mica quella. Questa.